Amici del mio viaggio a Copenaghen, siamo arrivati a Copenaghen ieri sera e oggi inizia effettivamente il viaggio, non ho fatto altre riprese. E il piano per questa mattina è camminare nella simpatica città di Copenaghen. A caso, sfruttando il sole che riscalda un po' questa atmosfera fredda, temperatura sul grado. Quindi, random. Spiega perché ti ho appena dato amore incondizionato. Ah, benvenuti nella mia galleria. Della galleria dove lavoro. No, deve essere veloce. Al momento della visita di Lorenzo c'è questa mostra che si chiama Slow Gala. Questo pezzo è dell'artista Valentina Desideri e si compone di un deck di carte all'interno delle quali ci sono degli inviti per esplorare la propria persona, le proprie emozioni, ma anche le emozioni e il corpo del partner con cui decidi di fare questo gioco. Poi c'è un pilastro che è fatto di pane, andato a male, con la muffa, e che il 26 una cristiana verrà qui, lo tagliuzzerà e preparerà dei piatti. E niente, adesso ci facciamo un giro qua. La cartolina per Betto, giorno 1 già comprata. Tra l'altro non ho ancora visto nessuna di queste due cose, ma non credo siano una vicino all'altra, quindi è palesemente falsa questa cartolina. Come sei falso tu, Betto. E anche la missione Betto completata. Allora siamo andati a Nyhavn, che è praticamente questo canale, il più famoso di Copenaghen, il più pittoresco, con tutte le case colorate. Banale, ma bisogna venirci. Molto bello. Mi ricorda Bergen, per i miei amici del viaggio in Norvegia, che non avete mai visto perché Betto non mi ha mai concesso le licenze dei suoi video. Però la storia divertente è che ho iniziato a voler comprare una GoPro da quel viaggio. Quello là è tipo l'inceneritore dove si può sciare sul prato, mi sa. A metà curva c'è pure lo ski lift. Ah, è dura, eh. Sono tanti gradini. La scalata è tosta, però c'è un panorama spaziale su Copenaghen. E da questo buco viene fuori un'aria molto caliente, caldina, proprio da termovalorizzatore, un po' quell'odore dell'umido che lasci 2-3 giorni che ti dimentichi prima di buttarlo. Però ci sta in questo momento. Allora, se sono fatte le 3:30 passate, mi sembra il momento ideale per andare a far visita alla città dei drogati, ovvero Christiania. Tipo lì avanti mi sa che c'è la via dove ti dicono di non fotografare perché c'è commercio. Probabilmente anche la borsa di Christiania è in quella via, è il quartiere business. Però vabbè, è diventata una roba talmente tanto turistica che c'è gente normalissima. Un po' di facce strane, ma gente normale. Cazzo, c'è pure un tramonto spaziale qui da Tosekland, la terra dei tossici, ma sì, ho fatto la via quella in cui non si possono fare fotografie, in effetti è una buona idea perché davvero ci sono i banchetti con la droga. E non pensavo fosse così esplicito, però vabbè, ci può stare. Se siete appassionati vi consiglio di fare un salto. Ho preso un cappuccino e una catena, sempre qua, in una stazione. Mi sono impatacato al polpo e non è andato via. Tra poco mi imbuco ad un evento, andare a una presentazione di un libro, di un artista. No.
In the hush of night, while you're in my arms. Onestamente non so cosa ho filmato di questa serata, ma è stato strano. Non si vede, è troppo fine, ma sta nevicando. È sabato mattina. È sabato mattina, siamo a Copenaghen, stiamo andando a fare una gita a Malmö, in Svezia, con un treno. Città di Ibra, Calabria. Ciao mamma, nevica. Guarda qua la neve. Sta nevicando. Siamo sul fottuto ponte per andare in Svizzera. Stiamo per sbloccare una nuova nazione per Lorenzo Vlog, a Plan to Go Sweden, ma quindi sblocchiamo una nuova stazione, no, non una nuova stazione anche, però sblocchiamo una nuova nazione, Svezia, Svedi, e avanti, con coraggio. Tra l'altro speriamo che non ci fermino alla dogana perché stiamo trasportando degli animali, tra cui un palla! Siamo nel vagone silenzio. Siamo arrivati a Malmo. Malmo non so quanto abbia da offrire, mi hanno detto che è piccola, però è caratteristica e soprattutto abbiamo messo il marker. È molto piccola questa città, questa è infatti anche la piccola piazza, nel senso che è la piazza piccola. Poi ce n'è una grande in teoria. E la grande piazza in realtà principalmente è un parcheggio, quindi evviva! La grande piazza in realtà, dai, non è malvagia, ci sono un po' di edifici simpatici, molto nurghe, molto sverie, e adesso proseguiamo il tour. E mattina della domenica siamo venuti a Nørrebro, che è un quartiere bello, mi è stato detto, un po' alternativo, un po' hipster, un po' figo. Bello. È una domenica assonnata in lì Copenaghen, ma in questo Nørrebro in effetti è bellino. C'è tutti questi mercatini sulle vie, un quartiere un po' con i murales, carino. Ah, questo è un playground. Stiamo andando a vedere la fottuta sirenetta. Must, sì. Ero venuto qui solo per fare il content e dire che è una merda, ma in realtà ci sta, poverina. Mi scagata questa statua. E questo dietro di me è il palazzo dove c'è il Parlamento, che per molti non significa un cazzo, però è dove sostanzialmente è ambientata la serie Borgen, che è una serie TV bellissima su Netflix danese, che dovreste guardare, molti pezzi di merda.
Nel servizio del trasporto pubblico c'è anche il magico battello che va ad Orient Kai. Prendiamo una fermata, semplicemente attraversiamo il fiume perché non avevamo voglia di camminare e perché per il content. Per voi, amici. C'è anche il portabici, bellissimo. Prego. Grazie. Stiamo salendo sulla torre, ma è complicatissimo perché c'è tipo un monodirezionale, ma in realtà bisogna passare sia a salire che a scendere. Quindi è tipo un intricato sistema di specchi e leve per riuscire ad arrivare. Senza contare alla i 3000 scalini. Questo è l'ultimo dei problemi. Non è stato facile, ma ne valeva la pena. Quel bambino si sta cacando sotto. Sì. Cioè pianificare tutto per arrivare qui a quest'ora, qualità, raffinatezza, Ventola. Vediamo se anche con la GoPro lo fa. Verde, rosso, verde, rosso, verde, rosso. E niente, ultimo giorno, oggi è una giornata abbastanza uggiosa, nevischiava pure la mattina, quindi non abbiamo fatto un cazzo. Adesso facciamo due passi, andiamo a vedere l'ultima roba che era sta biblioteca che dicono sia molto bella e poi aeroporto. Questo è per le bici, cazzo vuol dire? Oh signor! Ah! Ah, figa che male alla schiena! Devo togliere lo zaino. Ah, perché bisogna stare al centro. Ho depositato il giubbetto e lo zaino negli armadietti gratis. Qualcosa di gratis c'è ancora al mondo. E boh, adesso stiamo vedendo questa biblioteca che dicono essere molto bella, ma bisogna trovare le giuste prospettive. Ma più o meno come la biblioteca di via Chiusura a Brescia. Un po' più grande, un po' più ondulata, ma siamo lì. Ma è interessante perché sul lato dietro c'è la struttura vecchia e davanti quella nuova in contrasto. Ho paura. No, non è abbastanza ghiacciato. No, è acqua, è acqua. Non riesco a capire che uccello è questo. Perché non è un piccione, ma non è un corvo. Cosa sei? Ma prima siamo passati a vedere il castello dove viveva il re, in cui mi hanno detto esserci i gioielli della corona. Ambro sa già cosa sto per dire. Io odio i musei dei gioielli della corona, li boicotto. Cioè penso siano la più grande truffa del XXI secolo. Fottuti i gioielli della corona, non mi avrete mai. Credo che questo video sia venuto molto lungo, per cui se sei arrivato fino a qua, grazie, ciao.